Amici followers, buonasera a tutti. Dico buonasera perché qui sono le 10 e un quarto e questo video che sto realizzando non era in programma. Non era in programma, ma ho deciso di farlo in virtù di tutte le informazioni che ho letto a proposito dell'imminente lancio di Dragon's Dogma 2. Faccio riferimento non soltanto alle testate giornalistiche più importanti come IGN che lo hanno recensito con voti altisonanti, ma faccio riferimento anche a delle problematiche che Dragon's Dogma a quanto pare ha afflitto non soltanto su PC, ma anche su console. Quindi andiamo per gradi. Allora, cerchiamo di fare un breve recap, quindi cerchiamo di fare il cosiddetto recappone di tutte le informazioni lette a proposito delle review di Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 rappresenta un'opera peculiare e affascinante, che sembra essere afflitta da alcune problematiche già note. Si tratta di una rielaborazione, una reintroduzione di tutte le brillanti idee del cult classic del 2012, cioè il primo Dragon's Dogma, che comprendono un mondo dinamico, straordinario e uno dei migliori sistemi di combattimento nel genere, integrato da un sottile ma incredibilmente complesso sistema di fisica. Tuttavia, l'esperienza oscurata da un'IA alleata capricciosa, da un sistema di arrampicata poco fluido, da un frame rate irregolare, da una telecamera che tende a disorientarsi nei momenti più critici. Elementi che sinceramente avrei preferito non vedere più per un'altra iterazione. Ma nonostante ciò, è presente un action RPG ricco di gratificazioni e incomparabili rispetto ai suoi contemporanei, purché siate pazienti di fronte ai suoi difetti e aperti ad abbracciare il suo design open world e le missioni non lineari. Questo, in buona sostanza, ragazzi, è il riassunto di tutto quello che è stato detto. Tuttavia, ragazzi, mi sono soffermato su un altro articolo, sempre di IGN, perché a quanto pare la versione di Dragon's Dogma pronta all'uscita risulta, come ho già detto all'inizio del video, particolarmente problematica. I problemi di frame rate non riguardano solamente la parte PC, ma si estendono anche a PlayStation 5, Xbox Series X ed S. Infatti le richieste di CPU e la larghezza di banda della memoria possono influenzare tutte le piattaforme, con impatti più evidenti sulle console e sui PC di fascia medio-bassa. Aree densamente popolate come Vanwort sono particolarmente esigenti anche sulle macchine più potenti, con la CPU che rappresenta un punto critico. Durante i test si è riscontrato che su Xbox Serie S la richiesta di memoria era problematica, con texture di bassa qualità che si verificavano dopo un breve periodo di esplorazione del mondo aperto. Inoltre si sono verificati problemi di salvataggio, addirittura un reset del gioco su diverse piattaforme. Anche le macchine di fascia alta, come quelle con un RTX 4090 e una CPU AMD 5800 X3D, hanno visto letteralmente cali di frame rate sotto i 30 fps nelle città più popolate. Immaginate, ragazzi, questo è successo con delle macchine con delle prestazioni veramente altissime, in 4K ovviamente, però non oso immaginare cosa potrebbe succedere su delle configurazioni più basse, magari sul 1080p. Capite quindi che la situazione è abbastanza critica. Complessivamente, Dragon's Dogma 2 presenta elevate richieste sull'hardware, con persino lo Steam Deck che fatica a mantenere una velocità di gioco accettabile. Mark Medina, il produttore editoriale senior di IGN, ha avuto così gravi problemi di frame rate con Dragon's Dogma 2 su PlayStation 5 che è stato costretto a passare a giocare su PC, perché stava avendo la nausea da movimento. Ecco ragazzi, come vi dicevo poc'anzi, queste informazioni lette così di sfuggita sono state un po' un fulmine a ciel sereno, nel senso che comunque un po' immaginavo che ci sarebbero stati dei problemi durante il lancio, perché di solito queste cose sono caratteristiche, sono proprio non sono delle novità negli open world per quanto mi riguarda, però non immaginavo problemi di questo tipo. A quanto pare il motore fisico di Resident Evil 4, con un titolo rielaborato sugli open world, probabilmente non ha dato buoni frutti. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, ragazzi, che forse una serie di patch correttive post lancio potrebbero risolvere questo problema, anche se dubito che in così poco tempo Capcom possa correre ai ripari e cercare di risolvere questo problema che a quanto pare sta letteralmente compromettendo l'esperienza di gioco. Però
Bisogna forse avere pazienza, punto di domanda? Non lo so onestamente, però queste dichiarazioni lette successivamente a delle review positive, onestamente mi hanno fatto un po' dubitare. Capisco che magari i problemi tecnici sono delle cose risolvibili, ma capite bene che al lancio trovarsi un gioco, non dico rotto come un potenziale cyberpunk, ma difficoltoso e frustrante da giocare, capite che è un'esperienza veramente pessima, pessima. Comunque, ragazzi, il video in questione è abbastanza breve perché ci tenevo a esprimere il mio punto di vista a proposito di questa cosa. Fatemi sapere la vostra, anche perché questo potrebbe tranquillamente essere nei commenti un argomento di dibattito. Fatemi sapere anche se l'avete preordinato, se è il caso magari di aspettare l'uscita del gioco per valutare bene l'acquisto. Questo potrebbe essere un altro argomento. Signori, il video termina qui. Noi ci vediamo prossimamente post lancio. Speriamo, incrociamo le dita che tutto possa risolversi in breve tempo. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!